con misure importanti che avevo chiesto. Non mi aspettavo, devo dirlo onestamente, questo risultato, perché quando si fa la trattativa si parte da 10 per ottenere 5, siamo partiti da 10 e ne abbiamo ottenuti 11, perché siamo riusciti a convincere il governo che la Lombardia è a place to invest, a place to be, a place to invest. Quindi adesso subito, da settimana prossima, prima riunione con tutti i sindaci per dare concreta attuazione. Ci sono due o tre punti che mi soddisfano molto. 2,7 miliardi per la pedemontana vuol dire che alla fine di tutte le discussioni la pedemontana si farà, punto, fine delle trasmissioni. La politica abitativa 110 milioni e poi il fondo generico, generale per i comuni per fare tutte quelle piccole opere che non aveva senso mettere nell'elenco perché ci sono solo quelle strategiche, ma che sono importanti per le comunità. Quindi questi 80 milioni più 392, su questi capitoli inizieremo da settimana prossima il confronto con i sindaci. Presidente, scusi, 11 miliardi per Lombardia, per usare una citazione, un fiume di soldi. Lei non ha neanche bisogno di promettere fritture di pesce. Come stanno le cose in Italia? È davvero così diviso in due il paese? Cioè, ascoltiamo un governatore che dice ci arrivano fiumi di soldi, andate a votare sì, portate gli elettori al voto. Qui sembra un paese diverso e lei che è diverso. Di De Luca. Io questi soldi li prendo per fare investimenti, non per condizionare i cittadini. In cambio di questi soldi dovete andare a votare no. Non mi interessa. Io faccio il governatore, lo faccio con la concretezza lombarda e lo faccio con l'onestà di chi dice mei ciapà, mei portacà con l'eura, no? Come ho detto, no? Serve adesso, perché dopo il 4 non so cosa ci sarà, un governo tecnico, cadrà Renzi, il patto non l'avrei più firmato dopo il 4, quindi preferisco portare a casa queste risorse che sono soldi veri, perché come avete visto sono nella casella costo totale, non investimenti futuri ipotetici, bla bla bla. Costo totale, patto per Milano, costo totale 644 milioni che generano 2 miliardi e mezzo, patto per la Lombardia, costo totale 11 miliardi che ne genereranno 40 probabilmente, quindi questo è il mio compito da governatore. Poi io sono per il no e spero che vinca il no naturalmente, ma proprio perché spero che vinca il no e diciamo che c'è qualche grande probabilità che vinca il no, se aspettavo il 5 il patto non lo firmavo, quindi staccata anche al ghè e poi vedremo. Quindi insomma lei va al seggio e Renzi è cornuto e mazziato, i soldi li abbiamo presi qua in Lombardia e votiamo no. Non è cornuto e mazziato, lui ha riconosciuto che la Lombardia è il traino dell'Italia, essendo lui premier dell'Italia ha anche interesse che la Lombardia, che è il motore dell'Italia, si sviluppi, no? Quindi non c'è nessuno cornuto e mazziato oggi, non c'è nessuno. Io l'ho ringraziato, il governo, De Vincenti in particolare, perché è stata una trattativa lunga, faticosa, complessa, ma ci ha ascoltato. Questo nell'interesse dei cittadini. Dopodiché, onestamente, sia io che il Presidente del Consiglio, continuiamo a dire dalle nostre posizioni, io dico vota no, lui dice vota sì e vedremo chi vince. Ma con questi 11 milioni che arrivano, qual è il saldo dei soldi che Regione Lombardia dà a Roma e quelli che tornano? Sono 11 miliardi in più, scusate se poco, no? Cioè, è chiaro che poi il saldo è sempre negativo per noi perché abbiamo un residuo passivo di 75 miliardi l'anno, però 11 miliardi in più, fino a un'ora fa la Lombardia aveva 11 miliardi in meno, da adesso ha 11 miliardi in più rispetto all'anno scorso, cioè 2016 11 miliardi in più rispetto al 2015, è un bel successo e io credo che possiamo, i cittadini lombardi possano festeggiare.